Bentrovati all'appuntamento dedicato all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Questi gli argomenti che affronteremo in questa puntata. Sicurezza sul lavoro, sì unanime alla risoluzione. Alloggi di edilizia residenziale pubblica, il Consiglio respinge una proposta di legge della Lega. Masterchef 13, Coppa del Consiglio regionale ad Eleonora Riso, prima vincitrice toscana. Apriamo questa puntata, come annunciato, con il tema sicurezza sul lavoro, sì unanime alla risoluzione. Il dibattito sulla comunicazione dell'assessore Stefano Cioffo si è concluso con un atto condiviso da tutti i gruppi consiliari. Vediamo. Ogni volta che c'è un incidente sul lavoro e magari c'è anche un solo morto, questo è uno sfregio alla nostra Costituzione, che basa la nostra Repubblica sul lavoro. Quindi pensare che ci sono persone che la mattina escono di casa e poi magari non tornano perché hanno avuto una morte nel luogo di lavoro è veramente una cosa che contrasta con la civiltà, oltre a creare drammi umani, costi sociali e costi proprio economici. Noi pensiamo che l'impegno che tra l'altro la Regione mette da tempo con atti, con leggi, ma anche con protocolli concreti, ricordo quello nel settore del tessile per ispezione in tutte le aziende tessili di Prato quando ci fu l'incendio che costò qualche anche lì alcune vite umane. Ricordo il protocollo per quanto riguarda la sicurezza del lavoro nelle cave delle Apuane, per quanto riguarda la sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, di Livorno e di Piombino. Insomma, c'è un impegno che è riconosciuto anche dalle statistiche, perché ogni anno la Regione Toscana si colloca tra le regioni più virtuose per quanto riguarda appunto i controlli e per quanto riguarda la salvaguardia degli incidenti. Quello che riteniamo essere opportuno e doveroso è che forse servono meno leggi, ma serve maggiore verifica e puntualità e attuazione delle stesse. Serve che le persone possano essere messe nelle condizioni di lavorare in maniera sicura e soprattutto che le nostre aziende sanitarie siano collaborative nei confronti degli imprenditori e nei confronti dei lavoratori. Serve magari maggiore comprensione, maggiore disponibilità, flessibilità, ma anche normative più semplici. Questo è l'invito che fa Italia Viva per fare in modo che il lavoro possa essere svolto in sicurezza e che nel contempo le imprese possano lavorare, ma allo stesso tempo le ASL possano essere dei soggetti che lavorano al fianco delle imprese insieme ai lavoratori, semplificando anche il quadro normativo. Molte volte ci si limita o ci si difende facendo una normativa, ma poi molte volte si creano maggiori oneri, magari burocratici, meno carte e maggiore tutela del lavoratore. Pensiamo che debba essere fatto ancora molto a tutti i livelli. La Regione Toscana sicuramente ha a cuore la sicurezza dei lavoratori e da quanto si evince alla comunicazione dell'assessore Cioffo sicuramente non è un tema che passa in secondo piano all'attenzione di chi governa oggi la regione. Stesso discorso vale per il governo nazionale. Il governo nazionale ha messo in piedi un aumento, ha assunto 800 nuovi ispettori per controllare e vigilare sui cantieri, sugli appalti, ha messo in programma un aumento del 40% dei controlli e aggiungo io tanti di questi controlli dovranno essere fatti anche sulla tipologia di contratti, non soltanto sui dispositivi di sicurezza usati o su come i cantieri lavorano, perché purtroppo anche il tema dei contratti è un tema che ricorre sempre più spesso e volentieri al lavoratore non si fa il contratto più consono e più congruo alle proprie mansioni, ma quello più congruo e più consono alla sua retribuzione, e quindi questo è quanto di più sbagliato possa accadere. Sapere che il personale che ha a disposizione per questa importantissima e delicatissima funzione è ai minimi termini e che il fatto delle banche dati che tra di loro non riescono a comunicare permetta anche pochi controlli documentali è allarmante. I cantieri in Toscana sono molto
moltissimi, disparati, all'interno dei quali lavorano molte professionalità, e l'unica proposta che secondo noi seria è arrivata dalla Regione è quella di introdurre la possibilità di accedere a cantieri per tramite dello strisciare il proprio tesserino sanitario, in modo da poter identificare tutte le presenze dentro un cantiere e sapere se queste sono preparate anche alla sicurezza. Ma non è sufficiente. Sono state fatte delle campagne informative, ma sono ancora troppo poche. Il settore dell'agricoltura continua a essere tra i più colpiti e sappiamo che quello dell'agricoltura è uno dei settori che occupa la maggior parte di manovalanze straniere, che quindi hanno bisogno di una particolare attenzione proprio per la fragilità della situazione in cui spesso i lavoratori si vengono a trovare. Sia quello che ha detto l'assessore, sia gli interventi di maggioranza e opposizione sono stati interventi del tutto condivisibili, perché sono interventi politicamente corretti. Io però ho voluto far astrarre coloro che mi ascoltavano dalla loro posizione di politici e di parlare da utenti. Perché vanno a comprare la maglietta made in Cina o made in India, dove la sicurezza dei luoghi di lavoro non è rispettata? Cioè, tutto quello che viene detto è tutto logico e giusto. Di fronte a delle tragedie come quella di Via Mariti, oppure altre che ci sono state, come la ragazza di Prato che fu schiacciata dal macchinario, per l'amor di Dio, è bene che ci sia, come è stato detto, una formazione fin dai tempi della scuola per creare una cultura della sicurezza e una cultura poi da parte degli operatori, degli imprenditori sulla questione sicurezza dei luoghi di lavoro. Sono 100 le morti circa all'anno a contatto con l'amianto e ad oggi non c'è un piano amianto in Toscana. Ci sono i rider, su cui tanto abbiamo dibattuto anche in Consiglio regionale, c'è stata una proposta di legge, ma ad oggi non sappiamo dal punto di vista di regolamento, dal punto di vista di attuazione della legge, a che punto sia la giunta regionale. Parliamo adesso di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il Consiglio ha respinto una proposta di legge della Lega che intendeva modificare la legge regionale 5 del 2014. Contrari PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, favorevoli Lega, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto. Una proposta di legge che pensavamo fosse di buon senso, nel senso dare l'opportunità agli inquilini, a coloro che in questo momento vivono nelle case popolari, la possibilità di poter riscattare, di poter avere e dare un messaggio di emancipazione, no? a queste famiglie che da tanti anni vivono all'interno di questo appartamento, che dove loro hanno costruito la loro famiglia, dove sono cresciuti i loro figli. Sono tutti appartamenti, tengo a precisare, che sono stati realizzati negli anni 70, 80, 90 all'incirca, hanno tutti bisogno di essere rimessi a posto, di essere ristrutturati, ma soprattutto di essere messi a norma, e questa era una possibilità per queste famiglie di poter riscattare e mettere a disposizione, appunto, dei comuni somme necessarie per poterne realizzare di nuovi. La strada non è quella di alienare il patrimonio ERP. Prima di tutto perché la vendita di una casa, ci vogliono 3 vendite per ricostruire un alloggio. Quindi se noi vendiamo riduciamo la possibilità per i cittadini poi di avere una risposta nell'ambito degli alloggi di edilizia popolare. Questa legge quindi va in quella direzione e noi l'abbiamo bocciata, e poi anche perché è anche inefficace, perché il piano regionale dell'alienazione prevede già in alcune condizioni, cioè negli alloggi misti, nei condomini misti, gli edifici sono in condizioni per cui costerebbe più riprenderli che ovviamente alienarli. In Toscana sono oltre 4.000 alloggi che sono alienabili. Di questi, per il vincolo, c'è un vincolo importante nella legislazione, è quello per cui non si possono vendere più di quanti sono gli alloggi che rientrano nel patrimonio, proprio per non depauperare il patrimonio ERP, e comunque erano vendibili nello scorso periodo 1.700 alloggi, sono stati venduti 200 alloggi, quindi è inutile ampliare il numero degli alloggi vendibili, perché comunque non sarebbero acquistati se non in piccola parte da chi sta dentro. Il patrimonio ERP in Toscana è fatto da 49.924 alloggi, quindi circa 50.000.
Di questi, il 92% è stato costruito prima del 1970, no? Quindi abbiamo circa 50.000 alloggi che sono stati costruiti quasi tutti, il 92%, prima del 1970. Gli alloggi restituiti, anche per un turnover demografico evidente, no? Perché sono stati assegnati negli anni 70 e poi è probabile, ahimè, che gli assegnatari possano morire nel frattempo. Nel 2022 sono stati restituiti 1.961 alloggi, quindi persone che ce l'avevano e che l'hanno restituito al comune di residenza. È il dato più alto di sempre. Tenete presente che il dato precedente a disposizione, quello del 2020, ne erano stati restituiti 1.379, quindi oltre 600 di differenza. Il patrimonio ERP in Toscana, che in questo momento non è, diciamo, ad uso, è di circa 4.900 unità. C'è però la possibilità di poterle ristrutturare. Porto un esempio: i 9 milioni di euro che atterreranno sul comune di Firenze faranno sì che 1.500 appartamenti vengano recuperati e rimessi sul mercato ERP. Sono assolutamente contrario e siamo assolutamente contrari alla vendita degli appartamenti. Ora, non che questo non sia accaduto durante il corso degli anni, è accaduto. Sarebbe anche possibile, a mio avviso, vendere quegli appartamenti che oggi si trovano all'interno di immobili, di grandi immobili, che sono per la stragrande maggioranza fatti da appartamenti privati, in modo da evitare quello che viene chiamato comunemente il nido di Vespa, e cercare invece di raggruppare per avere la gestione migliore ed ottimale. Il capogruppo del PD ha detto che loro voteranno contro perché l'articolo 5, cioè quello che dice tante case possono essere alienate tante quanto ne vengono reimmesse in funzione durante il periodo, no? E questo però ci dà dei dati, scusate, le leggo, perché 4.500 appartamenti sfitti, sono state fatte 20.800 domande, di cui 17.700 accolte, quindi persone con i requisiti, ma 1.029 assegnazioni soltanto, cioè quindi un'inezia. E concludiamo questa puntata con un servizio dedicato a MasterChef 13. Il Consiglio ha conferito la sua coppa a Eleonora Riso, prima vincitrice toscana, che è stata premiata come ambasciatrice dell'arte culinaria toscana in Italia e nel mondo. Sono davvero felice ed orgoglioso di poter ospitare in Consiglio regionale Eleonora. Eleonora è una forza della natura. Ho avuto modo di poterci parlare qualche minuto prima di venire qui e tutto quello che abbiamo visto in queste settimane, in questi mesi, la capacità di saperci emozionare, perché prima di tutto è stato questo. Pian piano ognuno di noi, tantissime toscane e toscani ti hanno seguito, hanno tifato per te. È stato un incontro molto piacevole e quindi sono molto molto contento che ci sia stata questa premiazione e ovviamente aspettiamo poi di andarla anche a trovare quando magari aprirà un suo ristorante, perché siamo convinti che davvero questa ragazza sia anche una straordinaria ambasciatrice della Toscana e, perché no, anche dell'Italia. Quindi molto molto contento di questa iniziativa. Un'esperienza ovviamente del tutto nuova e per di più un'esperienza ben poco semplice, perciò non è stato facile per me riuscire a stare al passo con le emozioni e allo stesso tempo riuscire a far parte di una competizione così tosta. Non è che stia cucinando molto ultimamente, poi a livello di prodotti io spazio molto, cioè anche quando sono in casa da sola magari mi faccio un curry, no? Però, i prodotti toscani sono pazzeschi, sono molto affezionata. Cosa cucino di prodotti toscani? In genere in cucina proprio da trasformare, ovviamente l'olio. Però poi mi piace anche tanto utilizzare prodotti senza trasformarli ulteriormente, no? Se si tratta di prodotti appunto e non materie prime, diciamo, semplici.
mi piacciono in purezza, no? Formaggi, salumi. Si conclude qui questo appuntamento con l'informazione dedicata al Consiglio regionale della Toscana. Non mi resta che salutarvi e ricordarvi che potete vedere tutte le notizie relative all'Aula Toscana alla pagina internet www.inconsiglio.it. Grazie e arrivederci.